Guarda, è stato un periodo intenso, con mille difficoltà inaspettate da affrontare, però devo dire i nostri concittadini, ma così come tutti i cittadini della Locride, penso, hanno rispettato le regole come mai avevano fatto prima. E quindi questo è stato molto importante per riuscire a superare nel migliore dei modi le giornate più critiche. Sicuramente si è creata una situazione di grave difficoltà economica all'interno della comunità che abbiamo dovuto affrontare, nessuno di noi eravamo pronti a un'emergenza del genere. Abbiamo lavorato tutti quanti con grande impegno, grande intensità, abbiamo cercato di stare vicino alle famiglie bisognose di ardore e penso che siamo riusciti a limitare i danni nel migliore dei modi. Sicuramente adesso è iniziata la fase 2 che mi preoccupa più della fase 1 per due motivi. Uno, perché la gente era così stanca di stare a casa che si è liberata. Se tu vai sul lungomare, sono andato domenica sul lungomare di Ardore, sembrava il mese di agosto. Abbiamo avuto difficoltà a spiegare che ancora l'emergenza non è passata, che bisogna specialmente ai più giovani utilizzare la mascherina, le distanze. Ecco, abbiamo difficoltà da questo punto di vista, ma sicuramente avremo difficoltà per gestire date con l'arrivo dei turisti, ma più che altro da noi c'è il turismo di noi. Sicuramente guardando le linee guida sulla gestione delle spiagge libere, sono convinto che ha un po' di difficoltà a portarle avanti. Come tutti sappiamo, noi andiamo a scaricare a Siderno, ma Siderno è un centro di raccolta e di lavorazione, ma poi vanno portati gli scarti in una ulteriore discarica. Questo la dobbiamo individuare nella Locride, diciamo, e sarà sicuramente un altro problema di non facile soluzione. Da affrontare di sana pianta, cioè partendo da zero. Un altro aspetto importante, sempre in brevità, poi vedremo un po' se ci sarà tempo o modo per tornarci. Ecco, avete fatto incontri frequenti con i dirigenti dell'ANAS, lei è il sindaco di Ardore, là dove dovrebbe terminare la variante. Ecco, il prolungamento della variante, che fine ha fatto, sindaco? Guarda, Pino, ti sento male. Se non ho. Ripeto, Se ripeto non la hai domanda. capito Sì, no, ripeto la domanda, sindaco. Mi riferivo al prolungamento della variante 106. Ecco, che fine ha fatto? Dunque, ti spiego un po' com'è la situazione. Noi siamo stati a Roma, dove abbiamo incontrato il sottosegretario Margiotto insieme alla presidente dell'Assemblea dei Sindaci, Caterina Belcastro, e insieme a Giovanni Calabrese, responsabile delle infrastrutture, e abbiamo affrontato in modo generale tutta la situazione della viabilità della Locride. Abbiamo visto, ci siamo resi conto più che altro, che ci sono i soldi già stanziati diciamo, Cavoloni e Monesterace, che ci sono i soldi per superare la fiumara di Locri e fare lo svincolo prima dell'entrata dell'abitato di Locri, non ci sono più i soldi per completare il lotto che era Marina di Gioiosa Ardore per arrivare da Locri ad Ardore. Questo perché? Perché quando è stato appaltato questo lotto, era di Gioiosa Ardore. Però, siccome c'era un tratto della bratella che doveva passare nella zona degli scavi di Locri, è stata bloccata dai beni culturali. Quindi sono stati utilizzati quei soldi che servivano ad arrivare ad Ardore per completare la strada e arrivare fino a Locri. Quindi da oggi abbiamo il progetto fatto fino ad Ardore, ma mancano circa 60-70 milioni di euro per completarlo per arrivare allo svincolo di Ardore. Di tutto questo noi stiamo lavorando, abbiamo di continuo i rapporti, incontri con l'ANAS,
per vedere la strada da percorrere, perché secondo me bisogna poi che si vada a cercare i soldi con una delibera CIPE, come era stata fatta nella prima tranche di questo pezzo di strada.